Uno così si vede subito che è un camorrista. E cosa fa il camorrista nella Napoli di inizio Ottocento? Tante cose, ma una soprattutto. Lo dice lui stesso, trova l'oro dai pidocchi. La camorra riscuote la tangente dai ricottari, gli sfruttatori della prostituzione. Riscuote il barattolo, la tangente sul gioco d'azzardo. Riscuote lo sbruffo, la tangente sulle attività commerciali. Recupera i crediti ad usura. Tutti i soldi vengono divisi in parti uguali dal contaiuolo, una specie di ragioniere. Un po' di più per i capi e un po' anche per quelli che sono finiti in carcere. Sotto chiave, si dice. È potente la camorra a Napoli, anche nell'Ottocento. Un'organizzazione così, lo Stato, può combatterla e cercare di annientarla. Oppure, se serve, può tenersela. Dove sono Don Peppino, Silvia e Giancarlo? Non dimentichiamoceli, non perdiamoli di vista. Andiamo a riprenderli da dove li abbiamo lasciati. Don Peppino è al bar, assieme agli amici, a festeggiare l'onomastico con una colazione abbondante, caffè e brioche alla crema. Ne ha tanti di amici Don Peppino. È un prete speciale, molto impegnato, molto presente, molto attivo, soprattutto nel movimento anticamorra. E Silvia? Silvia fa la spesa. Ha accompagnato i bambini a scuola, ha sbrigato una serie di faccende, è tornata a casa e poi, attorno alle 11:30, è andata a prendere Alessandra e l'ha lasciata a casa di una vicina. Giancarlo, invece, è al giornale. Non sarà ancora un giornalista con un contratto e una scrivania fissa, ma è bravo. E le sue corrispondenze da Torre Annunziata scrivono sempre qualcosa di nuovo. E dietro quegli articoli si sente la passione di chi vorrebbe che certe cose non succedessero. Un giovane cronista che concepisce il mestiere del giornalista come il mestiere della verità. Scoprire, controllare, raccontare. E al giornale Giancarlo, sede la scrivania che occupa da abusivo ed è preoccupato, molto preoccupato. Giancarlo chiama qualcuno, chiama un suo amico, il direttore del bollettino Osservatorio sulla Camorra. Alt, torniamo a noi, torniamo alla nostra storia di Camorra. Nell'immediato dopoguerra, Napoli è una città di più di 1 milione di abitanti, che sembra essere tornata al tempo del Regno dei Borboni. Le centinaia di bombardamenti che la città ha subito durante la guerra hanno distrutto tutto, tutte le fabbriche, tutte le attività produttive. La gente sta di nuovo per le strade, nelle rovine dei palazzi monumentali e per vivere fa il contrabbando, la borsa nera. Traffica in generi alimentari, medicinali, indumenti venduti sotto banco. A Napoli ci sono gli alleati. C'è il responsabile del governo militare Charles Poletti. Ci sono le navi americane che arrivano cariche di roba, che spesso sparisce, per riapparire poi nei mercati di Forcella e della Duchesca. Alcuni si arricchiscono molto, gli altri sbarcano appena il lunario e le autorità lasciano fare perché almeno così la gente mangia. I mille mestieri di Napoli li chiamano. Se non c'era il contrabbando, dice il ritornello di una famosa canzone tamuriata nera, io già stavo al Camposanto. Si parte dalla tolleranza. Il temperamento napoletano è un temperamento tollerante. E quindi tollerante della piccola infrazione, della piccola violazione della regola, e piano piano si cresce con una giustificazione collettiva dei comportamenti reciprochi e con una soluzione totale della storia. Questo è un po' il carattere della città che spiega molti fenomeni, sia chiamati legali, sia
illegali. Finita la guerra, finito il razionamento, tornata la vita normale, nel resto dell'Italia il contrabbando sparisce. A Napoli invece rimane, legato ad un settore molto particolare, quello delle sigarette. A Napoli c'è Lucky Luciano, uno dei boss più importanti della mafia italoamericana. Lucky Luciano dovrebbe essere negli Stati Uniti, nel carcere di Dannemora, e invece il servizio segreto l'ha liberato in premio dell'appoggio di Cosa Nostra all'invasione della Sicilia. Nel 1947 Lucky Luciano è a Napoli ed è uno dei primi a capire l'importanza della città nel contrabbando. Posizione strategica, manovalanza pronta a tutto, tolleranza delle autorità. Cosa c'è di meglio? A vivere come Sofia Loren in Ieri, Oggi e Domani di De Sica, seduta su una seggiolina dietro al banchetto con le sigarette di contrabbando da far sparire quando arriva la polizia, sono più di 100.000 persone. Sofia Loren, l'Adelina del film che tutte le volte che viene denunciata dalla finanza si fa mettere incinta per evitare il carcere con la maternità, è un personaggio molto pittoresco e molto umano. Dietro al contrabbando però, dietro alle donne che vendono le sigarette nei vicoli, ci sono altri personaggi molto diversi. Come i fratelli Giuliano, i boss del quartiere Forcella, come Antonio Spavone, detto Malommo, o come Michele Zazza, l'ammiraglio della piccola flotta di scafi blu che dalle navi ferme al largo portano le sigarette alla costa. Sono camorristi. E non si occupano soltanto di sigarette. A Napoli, in Corso Novara, negli anni 50, non c'è neanche un negozio di frutta. Eppure da lì passa almeno un terzo dell'esportazione italiana di frutta e di agrumi, per un giro di quasi 30 miliardi di lire. È una specie di borsa del mercato ortofrutticolo Corso Novara, dove i prezzi non le fanno le quotazioni di mercato, ma il presidente dei prezzi. Il presidente dei prezzi è un camorrista che decide quanto devono costare le patate e i pomodori e intasca una commissione sulle transazioni. Se c'è qualcosa che non va, uccide. Non più soltanto con la zumpata, il colpo di coltello nei duelli, ma adesso anche con la pistola e il mitra. Assunta Maresca è una ragazza di 17 anni e la chiamano Pupetta, anche se con rispetto, perché la sua famiglia è legata alla criminalità di Castellammare di Stabia. È molto bella Pupetta e ha sposato un uomo importante, Pasquale Simonetti, detto Pascalone Enola. È un uomo importante Pascalone, perché a metà degli anni 50 è il presidente dei prezzi di Corso Novara. Sembra un camorrista d'una volta, che distribuisce denaro e obbliga i ragazzi ai matrimoni riparatori e che mostra il suo potere, come quando un giorno, all'ippodromo di Agnano, prese a schiaffi niente meno che Lucky Luciano. Ma in Corso Novara c'è anche Antonio Esposito, detto Totonno e Pomigliano, e anche lui vuole essere il presidente dei prezzi. È un tipo diverso Totonno e Pomigliano, sembra più un mafioso che un camorrista. È riservato, una specie di manager del crimine, e ha anche molti amici tra i politici. Un giorno di luglio del 1955, Gaetano Orlando, un camorrista vicino a Totonno e Pomigliano, affronta Pascalone Enola. Gaetano Orlando ha una pistola, spara a Pascalone e lo uccide. Lui e Pupetta si erano sposati 80 giorni prima e lei era incinta di un figlio. Il 4 ottobre, sempre in Corso Novara, Pupetta affronta Totonno e Pomigliano e gli spara addosso, uccidendolo. Finisce in carcere per omicidio e ci resta 14 anni. Ricordiamocela Pupetta Maresca, è importante. A differenza delle donne di mafia, le donne di Camorra sono importanti nella storia dell'organizzazione. Sigarette, il mercato ortofrutticolo, tangenti su tutte le attività lecite e illecite della città. C'è altro? Il contrabbando passa da un'organizzazione molto capillare, diffusa, autonoma, indipendente, a una organizzazione centralizzata nelle mani della Camorra.
e che utilizza poi una rete sul territorio, ma è fortemente concentrata l'organizzazione e che nasce dal raccordo tra la camorra tradizionale napoletana e la mafia siciliana e le mafie internazionali. Sono le 7:30. Don Peppino ha finito di fare colazione con gli amici e sta andando anche lui al lavoro. Sta andando in chiesa per la messa del mattino. Sulla porta il sagrestano lo saluta e quando entra Don Peppino vede che in chiesa ci sono già alcune donne del paese e alcune suore. Don Peppino si veste in fretta e indossa i paramenti sacri, pronto per la messa delle 7:30. Silvia è uscita di casa, è tornata fuori per andare a prendere Francesco che esce dall'asilo. È vicinissimo a casa l'asilo di Francesco, in via Salita Renella, proprio in cima alla scaletta che dà in piazza dell'Immacolata. Francesco è uscito di corsa, come fanno i bambini quando escono da scuola, soprattutto se l'ultimo giorno, e Silvia lo ha preso per mano, lei da una parte e lui da quell'altra, col suo zainetto giallo sulle spalle. E Giancarlo? Giancarlo è al giornale e ha parlato al telefono con l'amico dell'osservatorio sulla camorra. Giancarlo gli ha detto che lì, al telefono, al giornale, non può parlare e gli ha chiesto un appuntamento per la mattina dopo. È preoccupato Giancarlo. L'amico lo sente al telefono. Torniamo indietro. Torniamo alla nostra storia di camorra. Dove passano le sigarette passa anche la droga. Lo aveva capito anche Lucky Luciano. E poi all'occorrenza passano anche le armi. La droga arriva a Napoli, un po' si ferma in città, parte prosegue per i mercati italiani e i mercati dell'Europa e parte se ne va negli Stati Uniti, soprattutto dopo che Palermo è diventata una città scomoda per le attenzioni degli investigatori e dei magistrati. Con la droga arrivano a Napoli anche le grandi organizzazioni che si occupano dell'affare degli stupefacenti, come il clan dei Marsigliesi, cacciato dalla Costa Azzurra dall'attività della polizia francese, e soprattutto i siciliani di Cosa Nostra. Alcuni ce li manda proprio lo Stato, che incredibilmente, o forse no, manda in soggiorno obbligato in Campania, a volte proprio a Napoli, boss del calibro di Stefano Bontade. Altri ci vengono da soli, da latitanti, come Luciano Leggio dei Corleonesi o Michele Greco, il papa della mafia. La camorra napoletana non è così potente da contrastare queste organizzazioni e così si limita a lavorare per l'una o per l'altra, fornendo corrieri o killer. Poi il clan dei Marsigliesi scompare presto dalla circolazione e allora molti camorristi si legano alla mafia siciliana. Boss come Alfredo Maisto, Lorenzo Nuvoletta o Michele Zaza. Alcuni di questi diventano veri e propri uomini d'onore di Cosa Nostra. E a questo punto che succede qualcosa? Arriva Raffaele Cutolo. Raffaele Cutolo è un uomo sincero. È sempre stato una persona che ha aiutato tutti quanti, non solo di Ottaviano, ma bensì per tutta la Campania. È come il nostro santo protettore. Siamo nati con lui e moriremo con lui. Raffaele Cutolo è prepotente con i prepotenti, con quelli che fanno del male. Io spero che non cadrei malato, no? Perché se io vorrei cadere malato, no? Che mi occorresse il sangue, me lo facesse dare da lui, perché è un sangue nobile e degno di essere amato. Agli inizi degli anni 70, Raffaele Cutolo ha 30 anni, è già stato in galera. Nel 63 ha sparato ad un altro ragazzo di Ottaviano, il suo paese natale, perché durante un litigio aveva fatto dei commenti su sua sorella Rosetta. Lo ha ucciso, ha preso 24 anni in appello, è ricorso in Cassazione ed è uscito per decorrenza termini. È un piccolo boss della camorra che si occupa di sigarette e di droga, soprattutto cocaina. E ha un'idea. Lo chiamano il professore Raffaele Cutolo perché porta gli occhiali. L'idea del professore è quella di riunire le famiglie della camorra napoletana per farne un'organizzazione in grado di contrastare i siciliani. Una nuova camorra organizzata, così la chiama. Con un capo, lui naturalmente, un rituale di iniziazione e un giuramento segreto. Un po' come la vecchia camorra dell'inizio dell'Ottocento.
È il 1970. La Cassazione conferma la condanna per l'omicidio del ragazzo e Raffaele Cutolo si dà la latitanza. Resta libero per un anno. Nel 1971 viene arrestato dopo un conflitto a fuoco con i carabinieri a Palma Campania e viene spedito a Poggio Reale. Fine. No. Il professore ha un'altra idea. È lì, nel carcere, che il professore recluta la maggior parte dei suoi uomini, costruendo una specie di piccolo esercito che arriva presto a 5.000 soldati. Una specie di partito dei giovani violenti, in cui qualunque criminale che riesca ad entrare non si sente più un rifiuto della società, uno sbandato, ma il membro di un'organizzazione in cui può fare rapidamente carriera. Una specie di industria del crimine ideologizzato. L'unico modo per contare qualcosa è diventare qualcuno. È lì, in carcere, che Raffaele Cutolo arruola il suo esercito ed è lì che detta le regole della sua nuova camorra organizzata. Qualsiasi lavoro, lavoro qui dentro, di attività criminale, o rapina, o estorsione, dove c'era il guadagno dei soldi, dovevamo dare una parte a Raffaele Cutolo. Se io facevo una rapina di 100 milioni, eravamo 5 persone, una parte la toglievamo per i carcerati e una parte la dovevamo dare a Raffaele Cutolo. E Raffaele Cutolo impose allora, anche se noi tutti capozona non facevamo nessun lavoro mi intendo attività criminale, ci dovevamo dare 500.000 lire al mese. Raffaele Cutolo si inventa un rituale iniziatico. Ogni nuovo camorrista che vuole entrare nella sua organizzazione deve giurare secondo una formula che lui si è inventato. Omertà bella come mi insegnaste, a circolo formato mi portaste, pieno di rose e fiori mi copriste. Deve farlo davanti a un tavolo attorno al quale siedono camorristi in numero dispari, in un locale battezzato con ferro, catene, camicie di forza, fiori e rose. E poi deve succhiare una goccia di sangue dal polso di un altro camorrista. Un vero e proprio rituale iniziatico. La nuova camorra organizzata ha i suoi gradi. Capizzona, sgarristi, santisti, fuochisti, picciotti, un po' come la vecchia camorra dell'Ottocento. Il capo assoluto è lui, Raffaele Cutolo, detto il professore, ma anche Vangelo, Sommo, San Francesco, Principe, Monaco. Quando sono entrato nel carcere, io mi sono messa già assieme a dei cutoliani e vedevo queste persone, ma anche ragazzi che io ritenevo persone intelligenti, persone in gamba, no? Parlavano, non dicevano nemmeno Raffaele Cutolo, diceva il professore. Un giorno io ho detto, Raffaele Cutolo, vicino a un mio amico, no? Quel mio amico mi ha detto, per cortesia Mario, non dire Cutolo, chiamalo professore. E ho visto che lui me l'ha detto con gentilezza, ma ho visto in quella gentilezza una presa di posizione, un'autorità. Come la vecchia camorra dell'Ottocento, anche questa organizzazione si assume il compito di mantenere le famiglie dei camorristi finiti in carcere, di pagargli gli avvocati, di più, di far studiare i figli più promettenti delle famiglie camorriste, magari proprio per farli diventare avvocati. C'è radio da pensare in carcere. Sono uno che combatte contro le ingiustizie, io e tutti gli amici miei. Un Robin Hood, diciamo. Diciamo. In carcere il professore scrive poesie. Ne dedicherà una ad uno dei suoi uomini, e non importa se l'ha scritta Ferdinando Russo, un poeta napoletano della fine dell'Ottocento. La dedica a Pasquale Barra, detto Animale, che nell'agosto del 1981, nel carcere di Bade Carros, ucciderà Francis Turatello, boss della mala milanese, con 40 coltellate, e dopo averlo ucciso, compra anche un castello. Un grande palazzo ad Ottaviano di 350 stanze, per una spesa di parecchi miliardi. Il castello di Cutolo, ad Ottaviano, diventa il quartier generale della nuova camorra organizzata. È da lì che vengono coordinate le attività ed è lì che i nuovi camorristi cutoliani pronunciano il giuramento di iniziazione. Raffaele Cutolo dirige la nuova camorra organizzata prima dal carcere di Poggio Reale e poi da quello di Ascoli Piceno.
dove la situazione non cambia rispetto alla precedente sistemazione. I cutoliani hanno una loro ala e nella cella del professore c'è la moquette e un Sironi alla parete. A rappresentare Raffaele Cutolo fuori dal carcere sono i suoi due luogotenenti, Corrado Iacolare e Enzo Casillo, detto Onirone. Vive nella casa di famiglia, ad Ottaviano, con la vecchia madre di Raffaele Cutolo e con tanti parenti, e ufficialmente, di mestiere, fa la ricamatrice di professione. Ma per gli investigatori, per i magistrati e per le sentenze che in seguito la condanneranno, Rosetta è un vero e proprio boss della nuova camorra organizzata. Tiene i contatti con il fratello, ne trasmette gli ordini, si interessa delle faccende, lo consiglia. Sono dei veri e propri boss le donne della camorra, a differenza delle donne di mafia. Quando ha bisogno di maggiore libertà di movimento, Raffaele Cutolo si fa trasferire al manicomio giudiziario di Aversa, dove anche lì può fare quello che vuole. È facile andare ad Aversa. Basta farsi fare una perizia psichiatrica che certifica l'infermità mentale. Ed è facile avere una perizia del genere. Basta avere tra gli amici uno psichiatra forense, un criminologo, come Aldo Semerari. Un tipo strano il professor Semerari, un estremista di destra che dicono legato ai servizi segreti e che verrà coinvolto nelle indagini per la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Cutolo è ad Aversa e quando anche il manicomio di Aversa gli va stretto e ha bisogno di più libertà di movimento per i suoi affari, se ne va anche da lì. Il 5 febbraio del 1978 una carica di tritolo fa saltare il muro di cinta del manicomio. Cutolo scavalca le macerie, sale su un'auto che lo aspetta e se ne va. Sono 18 anni che sto in carcere. Tra dentro e fuori ha fatto questa carriera. Qualche volta mi sono allontanato, ecco, come da Aversa, il processo che stiamo facendo, allontanato. No, evaso. Un po' rumorosamente. Resta libero un altro anno, finché il 15 maggio 1979 i carabinieri lo trovano in un cascinale di Albanella trasformato in un bunker e lo arrestano. Non importa se è in carcere, in quegli anni, a Poggio Reale, un uomo come Raffaele Cutolo può fare quello che vuole. 1981, omicidio del vice direttore del carcere di Poggio Reale, Giuseppe Salvia. Il 14 aprile 1981, il vice direttore Salvia è a bordo della sua macchina e sta facendo la tangenziale per tornare a casa. Ha appena imboccato l'uscita per Arenella, quando si accorge che c'è un'auto che lo sta seguendo. Cerca di scappare, ma l'altra auto lo blocca. Poi scendono due uomini che gli si avvicinano e gli sparano tre colpi alla tempia sinistra. Io sono andato a fare l'omicidio del vice direttore del carcere di Poggio Reale, Giuseppe Salvia. Io ho ucciso Salvia su mandato di Raffaele Cutolo tramite Rosetta Cutolo. Io mi ricordo che quando ho avuto l'ordine di uccidere il vice direttore a casa di Rosetta Cutolo, Rosetta Cutolo ha detto queste parole: per Napoli e provincia si deve fermare tutto, se non si porta a termine l'omicidio del vice direttore del carcere di Poggio Reale. Anche se si ispira ai rituali della vecchia camorra, la nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo assomiglia molto di più alla mafia siciliana che alla vecchia criminalità napoletana, anche nel rapporto col potere. C'è sempre stato un rapporto molto stretto tra camorra e potere, lo abbiamo già visto. C'è un caso che può raccontare il rapporto della nuova camorra organizzata con il potere politico. È il caso Cirillo. Il 27 aprile del 1981, l'assessore all'urbanistica della regione Campania, Ciro Cirillo, sta rientrando a casa sua, a Torre del Greco, quando un comando delle Brigate Rosse fa irruzione nel suo garage. Le Brigate Rosse uccidono l'autista Mario Cancello, uccidono il brigadiere Luigi Carbone, che fa da scorta, e feriscono il segretario dell'assessore, Ciro Fiorillo. Le Brigate Rosse rapiscono l'assessore Cirillo e lo tengono prigioniero per 89 giorni.
Poi, il 24 luglio 1981, lo lasciano libero nei pressi di Poggio Reale. Lì viene ritrovato da una volante e poi passato ad un'altra, che invece di portarlo in questura, come ordinato, lo porta a casa sua, a Torre del Greco. I brigatisti non l'hanno ucciso, come era successo con Moro soltanto 3 anni prima, perché in quegli 89 giorni è successo qualcosa. È bene ricordare che Cutolo, che sta in carcere, viene visitato dai capi dei servizi segreti e forse, come da più parti si è ritenuto e qualche volta è stato provato, anche da uomini politici importanti. E dunque a Cutolo viene riconosciuto un ruolo importante, un ruolo fondamentale, come se si dicesse che Cutolo è il vero capo delle carceri, è lui che controlla le carceri e dunque può svolgere un ruolo che le stesse istituzioni non possono svolgere. Quindi lo Stato, che deve combattere Cutolo, invece gli riconosce un ruolo di dominio sulle carceri. Credo che questa è stata la cosa più devastante che il caso Cirillo ha creato nel rapporto con un capo criminale dell'importanza di Cutolo. C'è stata una trattativa. Uomini dei servizi segreti, camorristi latitanti come Vincenzo Casillo, uomini politici come Giuliano Granata, il sindaco di Giuliano, e qualcuno dice anche altri esponenti politici della Democrazia Cristiana, molto più in vista, sui quali però non è emerso nulla. Vanno tutti a trovare Raffaele Cutolo nel carcere di Ascoli Piceno, come se fosse davvero un viceré, l'autorità politica che controlla il territorio e a cui lo Stato e un partito di governo come la Democrazia Cristiana si rivolgono ufficialmente. Per la liberazione dell'assessore Cirillo è stato pagato un riscatto di 1.450 milioni, parte dei quali vanno alla camorra di Raffaele Cutolo. Non solo. Secondo i magistrati, secondo il sostituto procuratore nazionale antimafia Roberti, ci sarebbe stato anche qualcos'altro. Trattamenti di favore per i detenuti cutoliani in carceri meno dure. Perizie psichiatriche favorevoli. Un occhio di riguardo negli interventi della nuova camorra organizzata sugli appalti. E poi forse qualcos'altro. In realtà si disse che Cutolo avesse detto anche voi ci date un elenco, sempre nell'ambito di questo scambio di favori, un elenco di sbirri, di giudici che vi danno fastidio, ve li facciamo fuori noi, perché l'interessamento e l'intervento su Cutolo perché si desse da fare, si attivasse per la liberazione di Ciro Cirillo è un fatto indiscusso. C'è un poliziotto che si chiama Antonio Ammaturo. Il dottor Ammaturo è il capo della squadra mobile di Napoli ed è un poliziotto esperto, uno che sa fare il suo mestiere. Il 15 luglio del 1982, il dottor Ammaturo è appena salito nell'auto che lo aspetta sotto casa per portarlo in ufficio, quando un comando delle Brigate Rosse massacra a colpi di mitra e pistola lui e l'agente Pasquale Paola, che gli fa da autista. È vero che a sparare sono state le Brigate Rosse, ma il dottor Ammaturo stava conducendo un'inchiesta sull'intreccio tra criminalità organizzata e politica, sulla trattativa Cirillo, indagava sulla camorra e non piaceva in particolare a Raffaele Cutolo, di cui aveva arrestato il figlio nel castello di Ottaviano. C'era anche l'uccisione del dottor Ammaturo nel pacchetto della trattativa. È uno strano mistero, quello della trattativa Cirillo, una brutta pagina di storia. Non è che le altre famiglie siano da meno della nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo. Ce li hanno anche loro gli agganci con la politica, soprattutto per quanto riguarda il campo degli appalti. Riunioni di giunte comunali nelle case dei capizona della camorra, omicidi di sindaci e di assessori che sembrano favorire le famiglie avversarie. Qui il film è cambiato. Questa non è più la Napoli pittoresca di ieri, oggi e domani di De Sica.
Questa è la Napoli angosciata di Le mani sulla città di Francesco Rosi. È nei primi anni Ottanta, però, che si intensifica il rapporto tra camorra, politica e imprenditoria nel settore degli appalti pubblici e privati, sia della camorra di Cutolo che quella delle altre famiglie. Perché nei primi anni Ottanta che avviene qualcosa che segna un punto di svolta nella storia della criminalità organizzata napoletana. Un terremoto, nel vero senso della parola. Sono centinaia le vittime accertate del disastroso terremoto che ha colpito ieri sera alle 19.35 l'Italia meridionale. Il terremoto del 23 novembre 1980 colpisce la Campania e la Basilicata è uno dei più devastanti. Le scosse arrivano fino al nono grado della scala Mercalli e ci sono almeno 3.000 vittime. Dei 545 comuni della Campania, tutti vengono dichiarati terremotati e non importa se qualcuno lo fa per accedere ai finanziamenti. Quelli che sono colpiti lo sono sul serio e molto duramente. Sono tante le cose da fare dopo il terremoto. Ci sono gli aiuti di prima necessità che vanno nelle zone terremotate nei primi giorni. Ci sono i soccorsi, la rimozione delle macerie, le tende, i prefabbricati. E ci sono gli stanziamenti per la ricostruzione, un fiume di soldi, 50.000 miliardi. Data la situazione di emergenza, ci sono meno controlli e c'è più discrezionalità da parte delle amministrazioni pubbliche nel decidere come spendere i soldi. È una situazione necessaria, però è anche molto favorevole per la camorra, che su tutto questo, sui primi aiuti, sugli stanziamenti, sugli appalti per la ricostruzione, mette le mani. Il grande ruolo che assume con il terremoto il ciclo edilizio e il grande ruolo che assumono le istituzioni locali nel controllo del ciclo edilizio sono fondamentali per l'ascesa della camorra. Già nei primi aiuti che arrivano nel dopo terremoto si cominciano a intravedere ruoli di camorristi nella distribuzione di questi beni che vengono mandati in maniera solidaristica da altre parti d'Italia e poi negli appalti successivi, nella costruzione dei prefabbricati, nell'arrivo di nuove imprese, la camorra ha un ruolo dominante. La nuova camorra organizzata sembra rispondere all'istinto di arraffare tutto e subito, mentre invece le altre famiglie sembrano più lungimiranti, sembrano avere uno spirito più imprenditoriale, come la mafia in Sicilia. La camorra non mette le mani solo sugli aiuti e sulla ricostruzione. Fonda anche propri istituti di credito, proprie banche per gestire gli affari e il flusso di denaro. Con il terremoto, alcune famiglie della camorra diventano vere e proprie holding di imprese produttive, in grado di controllare l'economia di tutta la regione. Non è che così funzioni lo stesso. Molte ditte private, molte ditte del nord, considerano la tangente alla camorra e alla politica soltanto un costo in più negli appalti. E molta gente pensa che almeno così le cose si faranno, ma non è vero. Una gran parte dei soldi non si spende come si dovrebbe spendere. E ancora nel 1990, a 10 anni dal terremoto, ci sono più di 10.000 famiglie che vivono nelle roulotte. C'è qualcuno che non ci sta, gente per bene, amministratori onesti. Il sindaco di Pagani, Marcello Torre, per esempio, blocca un appalto per la rimozione delle macerie, perché c'è qualcosa che non va in quell'appalto, qualcosa che non torna. Lo ammazzano l'11 dicembre del 1980 e quell'esecuzione a pochi giorni dal terremoto sembra essere un avvertimento per tutti gli amministratori locali. Loro ci davano 15 milioni al mese. Ma noi però non dovevamo fare né rapine né estorsione, dovevamo stare sopra all'appartamento e ci dovevamo dedicare solo a fare gli omicidi.
Mi spiego meglio, per esempio io e altri due come Argentato o un altro Cotoliano dovevamo per esempio fare gli omicidi cosiddetti eccellenti. Soldi dalle sigarette, soldi dalla droga, soldi dall'usura e dalle tangenti, soldi dal pizzo, soldi dagli appalti. Sono un sacco di soldi e la nuova camorra organizzata li vuole, ma li vogliono anche gli altri. Gli altri sono le vecchie famiglie del contrabbando come quella di Michele Zaza, sono i Giuliano di Forcella, sono i Casalesi, la camorra del casertano dei Bardellino. Sono tutti boss della camorra. All'inizio si mettono d'accordo col braccio destro di Cutolo, Vincenzo Casillo. A loro la città, Napoli, e a Cutolo la campagna. Ma Cutolo non ci sta. Allora la famiglia Zaza parla con Alfonso Rosanova, uno dei capi della nuova camorra organizzata. Fai ragionare o pazzo, gli dicono, altrimenti ci sarà guerra grande. Ma Cutolo non ci sta. Vuole la tangente sulle sigarette, 30.000 lire a cassa. Gli altri non ci stanno. I Giuliano di Forcella si incaricano di proteggere i contrabbandieri. Non gratis, chiedono il 20%, ma è meglio, Cutolo chiedeva il 25%. Nasce il primo nucleo di una nuova alleanza contro la nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo. Arrivano le famiglie Nuvoletta e Bardellino, Umberto Ammaturo, Carmine Alfieri, Michele Zaza. Nasce la nuova famiglia. Gli altri, che invece hanno rapporti molto intensi con la mafia, si contrappongono a questa visione di Cutolo, sia quelli che trattano il contrabbando di sigarette, sia quelli che trattano gli appalti, sia quelli che trattano il contrabbando di droga o lo spaccio di droga. Quindi si mettono insieme due clan diversi, il clan Cutolo e la nuova famiglia. Il clan Cutolo, appunto, che risponde a questo obiettivo di avere il monopolio di tutti i traffici delinquenziali in Campania senza permettere l'infiltrazione di altre organizzazioni criminali non campane, e la nuova famiglia che invece ha rapporti organici con le organizzazioni mafiose. È la guerra. Soltanto tra il 1980 e il 1981 i morti dei primi scontri tra nuova camorra organizzata e nuova famiglia sono 400 e cresceranno al ritmo di 250 morti all'anno. Raffaele Cutolo comanda i suoi dal carcere in cui è rinchiuso ed è proprio lì, in carcere, che avvengono molti regolamenti di conti. C'è una squadra di killer comandata da Pasquale Barra o Animale, sempre pronta ad agire, approfittando di ogni situazione. Come il 23 novembre 1980, proprio il giorno del terremoto. Le guardie hanno aperto le celle per permettere ai detenuti di uscire in cortile e la squadra di Barra ne approfitta. 3 morti e 8 feriti. Appena qualcuno finisce in carcere, innocente, pregiudicato, politico, comune, camorrista, la domanda delle guardie che devono destinarlo ad una cella è sempre la stessa: cutoliano o anticutoliano? Ogni tanto le due fazioni in guerra cercano di mettersi d'accordo, come nell'incontro alla masseria dei Nuvoletta nell'estate dell'81. Poi la nuova camorra organizzata ammazza Salvatore Alfieri e la guerra ricomincia da capo. Si viveva con tensione incredibile, cioè noi uscivamo solo per uccidere le persone. Cioè io, Imperatrice, Argentato, dormivamo tutti e tre assieme, cioè non andavamo più a casa, non vedevamo più né moglie né fidanzata, cioè noi uscivamo per esempio, andavamo a Salerno e dovevamo fare un omicidio a Salerno, andavamo a Ottaviano e dovevamo fare, noi ci chiamavano a tutte le parti, dall'80 cioè, si facevano 3-4 morti al giorno, io ho dovuto uccidere la moglie di un camorrista e non la volevo uccidere io. L'ho dato un colpo di pistola nel polpaccio della coscia per farci capire che correvo dei grossi rischi. Questa non se n'è andata. Si è messa a fare la prostituta proprio nelle zone di Napoli, dove la gente la vedevano, cioè il marito che era un personaggio dell'NCO, la nuova camorra organizzata in carcere.
All'improvviso l'ordine per uccidere quella donna è venuto proprio da Raffaella Cutolo e l'abbiamo ammazzata. Gli anni sono più numerosi, ma gli altri sono militarmente meglio organizzati e possono anche contare sull'appoggio della mafia siciliana. Ma soprattutto, dice qualcuno, a Raffaele Cutolo comincia a mancare l'appoggio dei politici che si stanno concentrando dall'altra parte. E come si permette di dire una sceneggiata a questo buffone? Lei deve smetterlo. Chi ha le deputate ha portato le camere di sicurezza. Siamo nel camera della sicurezza. Grazie. Ma non si dà alla fine del chiesto del Consiglio. Pupetta Maresca sta con Umberto Ammaturo, uno dei boss dei clan della nuova famiglia, col quale ha avuto anche due figli. Ufficialmente, Pupetta gestisce una serie di negozi di moda per tutta Napoli, però è un boss anche lei. Viene arrestata dopo un inseguimento sui tetti, su cui ha cercato di scappare travestita da zingara. Poco tempo prima era stato arrestato anche Umberto Ammaturo, accusato di aver ordinato la morte del criminologo Aldo Semerari. Il corpo del criminologo era stato fatto trovare in una macchina proprio ad Ottaviano, la patria di Cutolo, il corpo nel baule e la testa in una bacinella, sul sedile davanti. In una guerra come quella bisogna scegliere bene da che parte stare e sembra che il criminologo, con le sue perizie, avesse favorito ora l'uno e ora l'altro schieramento. Alla fine, a perdere la guerra è la nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo. Molti dei suoi uomini, e molti dei suoi uomini più importanti, o vengono uccisi o passano dall'altra parte. Nel gennaio 1983, a Roma, nel quartiere di Prima Valle, Vincenzo Casillo, o Nirone, il braccio destro di Cutolo, esce dall'appartamento in cui sta nascosto e che sta vicino a Forte Boccea, la sede dei servizi segreti. Sale sulla sua golfa assieme ad un altro camorrista, Mario Cuomo, mette in moto e una carica di esplosivo fa saltare in aria la macchina. Vincenzo Casillo muore sul colpo e Mario Cuomo perde tutte e due le gambe. Corrado Iacolare, l'altro braccio destro di Cutolo, passa con la nuova famiglia e poi scappa in Venezuela. Restano in circolazione un centinaio di cutoliani, alcuni molto pericolosi, e continuano ad uccidere, soprattutto in carcere, ma per la nuova famiglia non sono un problema. Progressivamente Raffaele Cutolo perde potere. Il professore resta in carcere, impegnato soprattutto a difendersi dai numerosi processi in cui è accusato. Lei è già stato interrogato più volte. Che cosa può dire a proposito di questo omicidio? E sono stato interrogato per questo, perché sì. Ho tanti processi che non mi ricordo comunque. Sono le 7:30. Don Peppino è pronto per uscire dalla sagrestia e andare sull'altare a dire la messa. C'è poca gente in chiesa, ma non importa. Quando c'è bisogno, Don Peppino sa come mobilitare la gente. Come quando attacca la camorra. Don Peppino la chiama una dittatura armata e lì, a Casal di Principe, la patria dei casalesi, il feudo del clan dei Bardellino, è sicuramente così. Nell'ottobre del 1991, per esempio, il paese viene occupato militarmente da auto piene di gente armata, attaccate al Bardellino con i mitra in mano. Sembra un film di gangster, di più, un film di guerra, con la gente chiusa in casa, i bar chiusi e i negozi con le saracinesche abbassate. Don Peppino si dà da fare. Promuove cortei e manifestazioni, sostiene liste civiche, scrive appelli. Ce n'è uno che si intitola «Per amore del mio popolo non tacerò». Silvia, invece, è quasi arrivata a casa. A Francesco Permano e lassù, in cima al palazzo, a guardarli dal balcone, c'è anche Alessandra. E quella è la vita di Silvia, la casa, la famiglia, i figli, i bambini piccoli, Alessandra e Francesco. Anche Giancarlo sta tornando a casa, al Vomero. Per lui è sera, sono quasi le 9
e sta parcheggiando sotto casa dei suoi genitori, coi quali vive. Perché non è che col mestiere di giovane giornalista, per giunta abusivo, puoi permetterti di stare da solo. Non ha trovato posto in via Villa Di Maio e sta parcheggiando la sua Mehari in piazza Leonardo. Lasciamolo lì. Lasciamoli tutti fermi nelle loro posizioni e torniamo alla camorra, a Raffaele Cutolo e agli altri. La sconfitta dei Cutoliani lascia nelle mani della nuova famiglia un territorio enorme, che da Napoli va fino a Salerno, a Pagani, a Eboli, a Caserta. Ma c'è un problema. La nuova camorra organizzata aveva una sua ideologia, quasi una religione, e un capo indiscusso. L'ideologia della nuova famiglia è la lotta a Cutolo. Ma una volta scomparso il professore, cosa resta? I clan della nuova famiglia cominciano a dividersi in due fazioni opposte. Da una parte ci sono i Nuvoletta di Marano, a nord di Napoli, quelli della masseria nella quale si sono tenute le riunioni di pacificazione degli anni Ottanta. Il capo della famiglia Nuvoletta è Lorenzo Nuvoletta. Assieme a suo fratello Ciro, Lorenzo Nuvoletta possiede ditte che fabbricano il calcestruzzo, allevamenti di cavalli da corsa, ippodromi. È una famiglia molto potente. Ai Nuvoletta si unisce la famiglia di Valentino Gionta, e questo è uno schieramento. Dall'altra parte ci sono i Bardellino, i Casalesi, così chiamati perché vengono da Casal di Principe, in provincia di Caserta. Bardellino è stato l'esponente di vertice del clan dei Casalesi degli anni Ottanta. Una figura, lo dico tra virgolette, molto amata dai suoi affiliati. Il boss dei Casalesi è Antonio Bardellino. A loro si aggiunge il clan di Carmine Alfieri. Bardellino Alfieri, Nuvoletta Gionta. Poi succede qualcosa. Raffaele Ferrara è un boss amico di Antonio Bardellino, quasi il suo alter ego. Viene ucciso da Diego Vastarella, detto Nase e Cane. La voce che gira è che a mettere Nase e Cane contro Ferrara siano stati Nuvoletta, con una tragedia, una serie di menzogne. Poi succede la seconda cosa. Antonio Bardellino viene arrestato in Spagna e la voce che gira è che siano stati proprio Nuvoletta a fare la soffiata. Appena Antonio Bardellino viene scarcerato per decorrenza dei termini, scappa dalla Spagna e va in Messico. Poi torna in Italia e contatta i clan amici della sua famiglia. E di nuovo scoppia la guerra. Carmine Alfieri e il suo braccio destro Pasquale Galasso assaltano la masseria di Poggio Vallesana di Marano. Arrivano con le macchine fino allo spiazzo, davanti al quale si apre il cancello. Fanno irruzione sparando e uccidono Ciro Nuvoletta. Poi Bardellino fa arrivare in Nuvoletta la voce che a fornire la base per l'assalto è stato proprio Vastarella, Nase e Cane. In Nuvoletta ci credono. Invitano Vastarella a pranzo, Vastarella ci va con quattro uomini, i Nuvoletta li uccidono tutti e così Bardellino si è vendicato anche di Nase e Cane. Sembra un film di gangster, e invece sono cose che succedono davvero. Per esempio a Torre Annunziata succede davvero una cosa come la strage dei pescatori. Il 26 agosto 1984, il giorno di Sant'Alessandro, il pullman di una gita turistica è fermo vicino al circolo dei pescatori di Torre Annunziata. È un giorno di festa, è domenica e c'è appena stato un battesimo. Assieme a tanta gente che non c'entra niente, nel circolo ci sono anche molti uomini del clan Gionta e si aspetta anche lui, Valentino Gionta, il boss della famiglia, che ha fatto da padrino al battesimo. Gionta però non arriva, è in ritardo. Gli uomini che stanno dentro il pullman però non possono aspettare. Perché non sono turisti in gita, sono Carmine Alfieri e i suoi killer. Entrano dentro il circolo e cominciano a sparare. 8 morti. Una strage. La strage del circolo dei pescatori. È durato molto?
sì, perché i padri sentivano sempre bum, 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 sempre sparare. È la seconda guerra di Camorra, dopo quella che ha opposto la nuova Camorra organizzata di Raffaele Cutolo ai clan della nuova famiglia. Ma non ci sono soltanto i camorristi a morire in questa guerra. Non sono soltanto i soldati della Camorra le uniche vittime. Ci sono anche vittime molto particolari. L'11 ottobre 1983 c'è un'auto che sta attraversando un incrocio appena fuori da una fabbrica, a Maddaloni, in provincia di Caserta. Dentro ci sono due persone, un uomo e una donna, marito e moglie. Lavorano tutti e due nella fabbrica e sono andati a prendere i bambini a scuola per portarli a casa, perché sono quasi le 5:30 del pomeriggio. C'è un'altra macchina parcheggiata quasi in mezzo alla strada. Per girare, l'autoverde deve rallentare per superarla, quasi fermarsi. E in quel momento arrivano due uomini, uno da una parte e uno dall'altra, e cominciano a sparare. L'uomo nella macchina viene ucciso con 11 colpi calibro 38 e 357 Magnum. La donna viene ferita con un colpo alla schiena. È ovvio che i killer volevano lui. Ma chi è quell'uomo? Lavora in fabbrica, è iscritto al PC, è un sindacalista, o meglio, non è proprio un sindacalista, è un attivista che si occupa di ambiente, fa parte di un'associazione che difende i siti archeologici dal diventare cave abusive. Basta per essere ucciso? L'uomo della macchina si chiama Francesco Imposimato. Suo fratello si chiama Ferdinando, Ferdinando Imposimato. Fa il giudice istruttore e sta a Roma. Ferdinando Imposimato è un magistrato molto in vista, che si occupa di inchieste molto difficili e anche molto pericolose. Tra le altre, ce n'è una sull'omicidio di un usuraio legato alla banda della Magliana, Domenico Balducci. Questa è la pista giusta, il processo Balducci. Memmo Balducci, infatti, fa parte di un giro d'affari che coinvolge anche Pippo Calò, il cassiere della mafia, che si trova a Roma e fa affari proprio con la banda della Magliana. Praticamente che cosa era accaduto? Che Cosa Nostra intendeva punire il giudice Imposimato, non riuscì a raggiungere l'obiettivo e affidò il compito quale vendetta trasversale a esponenti della Camorra napoletana. Affidò il compito di uccidere il fratello del giudice stesso. Un'intimidazione trasversale, compiuta dai killer della famiglia di Vincenzo Lubrano, dei Casalesi, per conto di Pippo Calò, condannato nel 2000 dalla Corte d'Assise di Santa Maria Capua Vetere all'ergastolo come mandante dell'omicidio. Un delitto che dimostra ancora di più i legami tra Camorra e mafia siciliana. Per Giancarlo Siani, invece, è diverso. Dov'è Giancarlo? Lo abbiamo lasciato in Piazza Leonardo, al Vomero, a parcheggiare la sua Meari. Lui non lo sa, ma ci sono due uomini che lo stanno aspettando. Se ne stanno in disparte, neanche tanto nascosti, fumano molto, gettano le sigarette per terra. Uno di loro orina anche contro il muro, alla luce di un lampione. Sono tranquilli, non gli importa niente se qualcuno li nota o no. Quando Giancarlo arriva, si muovono. Lui non fa neanche in tempo a scendere dalla macchina. Quelli si avvicinano in fretta, tirano fuori le pistole e gli sparano. 23 settembre 1985, ore 21. Così muore Giancarlo Siani. Le indagini si rivolgono subito alla Camorra di Torre Annunziata, al clan di Valentino Gionta, sul quale Giancarlo Siani aveva scritto molto, forse troppo. Ci sono arresti, scarcerazioni e una vicenda giudiziaria molto lunga e complessa. Le indagini puntano sui Gionta e poi si bloccano. Nell'87 riprendono e puntano su Giuliano di Forcella, ma si bloccano ancora. Nel 93 riprendono ancora.
passano nelle mani del sostituto procuratore Armando D'Alterio e lì c'è una svolta. Alcuni pentiti parlano. Periodicamente riaffiora la polemica sui pentiti. Io so una cosa soltanto, che il caso Siani non sarebbe mai stato risolto se non ci fosse stato un pentito, che per primo ha parlato e per primo ha raccontato come era maturata perlomeno l'idea. Poi c'è stata una coincidenza nella tragedia, c'è stata una coincidenza fortunata. Uno splendido poliziotto, il capo della mobile, Rinaldi, un ottimo magistrato, il pubblico ministero D'Alterio, e lo dico con una punta d'orgoglio, pure un giornale, il mio, che pure sul caso Siani aveva commesso degli errori, che questa inchiesta affiancò facendo uno degli ultimi esempi che io ricordo di giornalismo investigativo. Giancarlo Siani era stato condannato a morte dal clan di Nuvoletta fino dall'agosto del 1985. Aveva scritto troppo e stava scavando sui rapporti tra politica e camorra. Ma a condannarlo era stato un articolo in particolare. Il boss Valentino Gionta era stato arrestato nel territorio dei suoi alleati, i Nuvoletta. E Giancarlo aveva scritto che forse erano stati proprio loro, i Nuvoletta, a tradirlo. Un articolo che non era piaciuto. Non c'era scampo, la sentenza doveva essere quella, doveva pagare, come dire, questo sgarro che in qualche modo, in una concezione mafiosa e non camorristica della giustizia, fra mille virgolette, doveva riparare al torto della denuncia a carico dei Nuvoletta. È la prima e unica volta che la camorra uccide un giornalista. Il caso Siani si conclude giudiziariamente nel 2000, con la condanna definitiva degli esecutori materiali e di uno dei mandanti, il boss di Marano, Angelo Nuvoletta. Valentino Gionta, accusato come mandante, è stato definitivamente assolto dalla Corte di Cassazione il 23 giugno del 2004. Di Giancarlo sappiamo tutto oramai, della morte di Giancarlo da un punto di vista processuale, da un punto di vista criminale. Sappiamo che l'ha ucciso, sappiamo che ha mandato i suoi assassini. Hanno avuto sentenze di ergastolo definitive, confermate dalla Cassazione. È una pagina chiusa. La pagina che resta aperta e che secondo me non sarà mai aperta è proprio quella del contesto. Cioè in quale clima può maturare l'idea di ammazzare un giovane cronista soltanto perché fa il proprio mestiere e lo fa bene. Vittime innocenti, come i passanti che ci prendono di mezzo, che non c'entrano niente, passano di lì per caso e non sanno di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Sono in tanti a morire così, anche i bambini. Come Luigi Cangiano, che ha 10 anni, o Nunzio Pandolfi, che ne ha soltanto 2, o Carmela Pannone, che ne ha 5, soltanto per citarne qualcuno. Le guerre costano, non soltanto in termini di vittime, che siano i soldati dell'una o dell'altra parte o persone innocenti che si sono trovate a passare nel posto sbagliato al momento sbagliato. Costano in termini economici, perché si fanno meno affari, e costano in termini politici, perché attirano l'attenzione dell'opinione pubblica e provocano la reazione dello Stato. Contro di voi ci sono gli studenti! Anche a Napoli si sviluppa un forte movimento di opinione che mobilita molta gente in attività e manifestazioni contro la criminalità organizzata. Ad Aversa, nel gennaio del 1988, sfilano 10.000 persone tra studenti, lavoratori e semplici cittadini. Sul palco, in rappresentanza del Vescovo, c'è il suo segretario, Don Giuseppe Diana. Ricordiamocelo, Don Peppe Diana. È un problema la camorra, un problema che sicuramente Napoli e la Campania non meritano. Come succede per Cosa Nostra, anche i camorristi si pentono, collaborano con la giustizia e cominciano a parlare. Non soltanto i semplici soldati, ma anche i boss più importanti, quelli più in vista. Quando ho fatto la scelta di collaborare, non l'ho fatto per... Adesso vado a collaborare con gli inquirenti. No, io me ne sono andato dalla sezione. Per andarmene dalla sezione io ho simulato una mossa epilettica, perché se se ne accorgevano che io volevo andare dalla sezione, io morivo là. Era, cioè là non ci voleva niente, mi sembra, a prendere, anche se noi stavamo in una sezione speciale, non ci voleva niente a prendere le guardie in ostaggio. È successo una rivolta perché eravamo tutti quotidiani in quella sezione. E a uccidermi. Io ho accettato di collaborare. Dopo 3 mesi mi hanno ucciso pure un fratello per la mia collaborazione. Agli inizi degli anni 90 viene arrestato Pasquale Galasso, braccio destro del boss Carmine Alfieri.
Galasso parla e viene arrestato anche Carmine Alfieri, nascosto in una cascina nella campagna di Saviano. E anche Carmine Alfieri collabora e parla. Sono tanti i pentiti della camorra. Bosco, Umberto Maturo e Corrado Iacolare. E anche Pasquale Barra, o Animale, anche lui collabora e parla. Parlano di tante cose i pentiti della camorra e dicono anche altre cose oltre a stragi e omicidi. Parlano di politica. Che ci sia una connessione tra criminalità organizzata e politica a livello locale lo abbiamo già visto. Basterebbero a dimostrarlo le decine di amministrazioni comunali sciolte per mafia, alcune anche più volte nel corso degli anni, come quella di Quindici o di San Paolo Belsito. Ma di politica ne parlano anche i pentiti. A parlarne, tra gli altri, è soprattutto Pasquale Galasso. Signor Presidente, per quanto a me mi costa, sì. Il politico e un po' tutti questi grossi malavitosi, quale Nuvoletta, Alfieri, Cutolo e pochi altri, hanno avuto sempre contatti, e Gava, Antonio Gava, diciamo la corrente dorotea facente capo a Gava. Antonio Gava, esponente di punta della corrente dorotea della Democrazia Cristiana, è un uomo politico molto importante, che è stato anche ministro degli interni. Il processo che nasce dalle dichiarazioni di Pasquale Galasso e altri pentiti si tiene presso la Corte d'Assise di Napoli e si conclude il 28 novembre del 2000. Antonio Gava viene assolto. Il processo di appello è ancora in corso. Io Galasso non lo conosco, quindi darò domande a lui. Guerra. Guerra tra gli opposti schieramenti delle famiglie della Camorra e guerra tra la Camorra e lo Stato. E anche in quella guerra ci sono delle vittime innocenti. Una di queste, sicuramente, è Enzo Tortora. Il 17 giugno 1983, alle 4 del mattino, i carabinieri entrano in una stanza dell'Hotel Plaza di Roma e arrestano Enzo Tortora, uno dei più popolari conduttori televisivi, particolarmente noto per la trasmissione Portobello, quella del pappagallo che non parla, del mercatino della bontà e di Il Big Ben ha detto stop. È finito in carcere nell'ambito di un'inchiesta che ha portato dentro 856 persone, uno dei colpi dello Stato alla camorra. Le accuse sono pesantissime, essere un camorrista e uno spacciatore di droga. Ad accusarlo sono due pentiti della nuova camorra organizzata, Giovanni Pandico e Pasquale Barra, proprio lui, o Animale. A Tortora non viene risparmiato niente, neanche la passerella in manette davanti ai giornalisti quando viene trasferito al carcere di Regina Coeli. Dopo 7 mesi, perché sta male davvero, perché dopo qualche anno morirà di cancro, viene mandato agli arresti domiciliari. Io comunque ho presentato denuncia, in compenso sono stato denunciato io. Offese ovviamente perché ho detto un'indecenza. Attenzione, il pericolo di Tortora è il pericolo di tutti, il pericolo che noi vogliamo cancellare definitivamente. Finora non ho avuto notizia che alcuna forza politica italiana in modo incisivo e forte prendesse coscienza, non dico del mio dolore, ma di quello degli altri che sono ancora in attesa di giudizio, che sono ancora nelle carceri, che sono ancora esposti alle infamie dei pentiti, ma della vostra sicurezza, perché ripeto, siete voi tutti, ve lo dico con convinzione profonda, in pericolo. Il 17 settembre 1985 Enzo Tortora viene condannato a 10 anni e 6 mesi. Ma le accuse contro di lui si basano su prove inconsistenti e su un vero e proprio scambio di persone. Il 15 settembre 1986 Enzo Tortora viene assolto con formula piena dalla Corte d'Assise d'Appello di Napoli, sentenza confermata dalla Cassazione il 17 giugno 1987. Con la camorra, dicono i processi, Enzo Tortora non c'entra niente. Io sono innocente, io spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi. E oggi? La metafora più in uso per definire la camorra di oggi è quella del pulviscolo, il pulviscolo criminale. Decine e decine di clan che nascono, si sviluppano e muoiono, e poi si riproducono, come pulviscolo appunto, estremamente fluide sia dal punto di vista delle alleanze che della gerarchia interna. La nuova camorra in se stessa non esiste più, esistono i cotuliani, ci sono ancora tanta cotuliana che... ex cotuliana che comandano a Napoli.
Non ci sono più i grandi gruppi di una volta, come la nuova camorra organizzata o la nuova famiglia, con i rituali di iniziazione e gli statuti. Napoli resta sempre divisa in due gruppi opposti, due alleanze. L'alleanza di Secondigliano, che riunisce una ventina di famiglie, e il gruppo misto Mazzarella e Sarno, che ne riunisce una dozzina. Ma non è più la stessa cosa rispetto agli anni Ottanta. La violenza, però, quella, resta quella di sempre. Ma lei non è contro la camorra? Eh? Non è contro la camorra? Perché già essere contro la camorra? La camorra uccide, traffica la donna. Il nostro sa da morire a mezz'ora, voi. Può morire oggi, può morire domani, chi lo è non fa lì, guarda, no, dove sei spezzata, si muore. Ma non è non si vive in maniera onesta vivendo da camorrista. Come vai a faticare, tu vedi una faticare, ma meglio così a questo è. Fanno buona, cioè. Fanno bene a uccidere? No. Ma la vita umana è sacra. Ma che sacra? Non è sacra la vita umana? Ma come ne importa, la vita no. Quanti anni ha lei? Io tengo 16 anni. Dov'è Don Peppino? Sta uscendo dalla sagrestia, diretto verso l'altare, in chiesa, dove lo aspettano per la messa. Ha indosso i paramenti sacri e forse sta pensando alla camorra, alla dittatura armata, a quello che si può fare per combatterla. O forse no, è concentrato sul rito della messa. Fuori dalla sagrestia si trova di fronte un uomo. È un uomo sui 30 anni e ha in mano una Browning semiautomatica. La punta su Don Peppino e gli spara 4 colpi in testa. Marzo 1994, ore 7:30. Così muore Don Giuseppe Diana. La vita non è niente. Non saranno gli anni Ottanta, ma per le strade si muore lo stesso. Muore anche chi non c'entra niente e si trova a passare di lì quando tutti gli altri cominciano a sparare. Come Fabio De Pandi. Non c'entra niente con la camorra, Fabio, ha 8 anni. Ma nel 1991 si trova per mano ai genitori quando viene colpito da una pallottola vagante. O come Gioacchino Costanzo, che ha la sfortuna di trovarsi assieme allo zio pregiudicato quando inizia una sparatoria. E quando muore, Gioacchino ha 2 anni. E Silvia? L'abbiamo lasciata in via Salita Renella, con Francesco per mano, lui e il suo zainetto giallo, con Alessandra che li guarda dal terrazzo. Solo che nel posto sbagliato, Silvia. Lei non lo sa, ma si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato. Quartiere Vomero, Salita Renella, ore 12:50, 10 minuti prima dell'una. C'è una guerra per il controllo della zona collinare della città. C'è una faida tra due clan, gli Alfano e i Caiazzo. Si cercano e quando si trovano, si sparano e si ammazzano tra di loro. Ma questo Silvia non lo sa, lei non c'entra niente. Sta solo tornando a casa con suo figlio per mano. Su per quella stradina stretta in salita, la sua unica preoccupazione sono i motorini che sfrecciano velocissimi. Così tiene stretto per mano Francesco e non ci pensa che all'improvviso possa cominciare una sparatoria. Proprio lì, Salita Renella, quartiere Vomero, ore 12:50, 10 minuti prima dell'una. Mitra, pistole, fischiano i proiettili, scappano tutti, ma lei non ce la fa. Francesco vede sua madre cadere sul marciapiede e neanche si accorge di quello che è successo, perché è troppo piccolo. Giugno 1997, ore 12:50, così muore Silvia Ruotolo. Thank you.
Anche se la camorra non è quella degli anni Ottanta, per ammazzare, ammazza lo stesso. E anche i suoi traffici sono gli stessi. Traffico d'armi, traffico di stupefacenti, organizzato attraverso il controllo capillare di ogni piccolo spacciatore. Contrabbando di sigarette, ma non più per l'Italia, per l'estero. La camorra acquista partite di tabacchi da paesi terzi, le fa passare attraverso l'Italia e poi va a rivenderli altrove. Lotto clandestino, scommesse sugli incontri di pitbull, smaltimento di rifiuti. E poi le estorsioni, le tangenti, il pizzo. La regola principe per un estortore è fare un danno all'imprenditore con un attentato, ma non distruggerlo del tutto. Alle volte a Napoli si sono verificati alcuni attentati che hanno avuto la conseguenza di distruggere del tutto l'impresa. Allora quell'attentato non è un attentato che parla all'imprenditore, è un attentato che parla invece a tutti gli imprenditori, cioè serve per creare un clima di terrore sul territorio e quindi di affermazione di forza. Tangenti sul traffico di opere d'arte rubate, tangenti sulle merci taroccate, sulle griff false e i video CD pirata, tangenti anche sui frutti di mare venduti nei ristoranti e l'usura. L'usura è un flagello a Napoli, dove vi è povertà, dove vi è emarginazione sociale c'è sempre l'usura. Io penso al piccolissimo bottegaio, al salumiere, alla piccolissima famiglia monoreddito, questi sono i soggetti a rischio dell'usura. E l'usura nella stragrande maggioranza è praticata dalle figure tradizionali degli usurai, il commerciante stesso che fa l'usuraio, il commercialista, la signora nel quartiere, figure purtroppo tutte conosciute. Poi c'è la camorra, che interviene come attività di secondo livello rispetto all'usura. Quando c'è bisogno, quando i soldi diventano tanti e c'è bisogno di esercitare una capacità intimidatoria per avere la restituzione dei soldi, e soprattutto la camorra interviene nell'usura quando è interessata ad appropriarsi della proprietà di un'azienda. Allora a quel punto l'usura è strumentale, non è più l'interesse, l'obiettivo del camorrista, avere l'interesse a strozzo, ma è avere la proprietà dell'azienda. Ma soprattutto, come il terremoto per la camorra degli anni Ottanta, per la camorra di oggi ci sono le grandi opere pubbliche, i grandi appalti, come l'alta velocità, la terza corsia della Salerno-Reggio Calabria, il recupero della zona di Magnoli, la ricostruzione di zone colpite dai disastri naturali come quella di Sarno. Sono tutte cose che servono, cose di cui c'è bisogno, ma se la camorra ci mette sopra le mani, costano di più e poi non funzionano, come per il terremoto. Se la camorra riuscisse a mettere le mani, a condizionare questi grandi investimenti di opere pubbliche, tu avrai un'ipoteca per i prossimi decenni sulle imprese e sull'economia napoletana. Cioè tu non avrai più imprese che potranno concorrere liberamente sul mercato. Qui la posta in gioco non è di tipo criminale, qui è in gioco la prospettiva economica di una comunità. C'è una commedia di Edoardo De Filippo che si intitola Il sindaco del Rione Sanità e parla di un camorrista, un personaggio saggio e umano, anche se feroce, che amministra la sua giustizia con un certo equilibrio. La realtà è diversa, almeno adesso. Stesso Rione, Rione Sanità, 19 maggio 1990. C'è una festa in famiglia a casa del signor Pandolfi, che ufficialmente fa il venditore ambulante, ma in realtà è un camorrista del clan Giuliano. Un gruppo di killer all'improvviso sfonda a calci la porta vetri dell'appartamento. Vogliono lui, il camorrista, ma il signor Pandolfi ha in braccio suo figlio Nunzio. I killer sparano e li ammazzano tutti e due. Nunzio aveva 1 anno e mezzo. Non si può pensare che la camorra si possa vincere dall'oggi a domani, o che basti una legge o un provvedimento. Purtroppo il punto di forza della camorra non sono i camorristi. Il punto di forza della camorra è una mentalità che purtroppo è molto diffusa nella comunità. Ed è quella mentalità che si chiama omertà, ma è anche quella mentalità che ad esempio ti porta a vedere nel poliziotto un nemico, nello Stato qualcosa di cui non fidarsi, nel carabiniere il soggetto corrotto. Allora tu devi costruire una nuova mentalità. Qui finisce la nostra storia, per adesso, perché a Napoli si spara e si muore ancora, anche gli innocenti, anche i ragazzi che non c'entrano niente, perché c'è ancora questo brutto problema che pesa sulla gente e che una città come questa sicuramente non si merita.